Luther McCarty era un famoso pugile dei pesi massimi. Debuttò come professionista nel 1911, all'età di 18 anni. All'epoca si diceva che fosse l'unico in grado di battere il mitico e invincibile Jack Johnson, ma il fato decise di non farli mai incontrare. Nel 1913 Luther stava disputando un match contro il campione dei pesi massimi canadese Arthur Pelkey. Durante il primo round, un semplicissimo colpo al petto lo fece collassare a terra. Non si rialzerà mai più. Il pubblico, composto da 6.000 persone, era ammutolito. Anche l'avversario non riusciva a capire. L'arbitro cominciò a contare e fu lì che avvenne qualcosa di incredibile. Un fascio di luce proveniente dall'alto illuminò Luther e se ne andò solamente quando l'arbitro dichiarò il KO. Arrivarono i soccorsi e tentarono la rianimazione, ma ormai era troppo tardi. Luther McCarty morì sul ring prima di affrontare la leggenda, Jack Johnson. L'autopsia fece luce sulla sua morte. Non era stato il pugno dell'avversario ad ucciderlo, ma l'impatto di una caduta da cavallo avvenuta nei giorni precedenti. La foto che vi ho mostrato è quella reale dell'evento. Il fascio di luce è perfettamente visibile. Non c'erano finestre in quel punto, né faretti. A quanto pare, quel fascio sarebbe apparso dal nulla, originatosi da un punto collocato sicuramente oltre il palazzetto. Molti lo avrebbero interpretato come una luce divina, ma non è finita qui. Gli inservienti dissero che pulendo il ring si poteva ancora notare la sagoma del pugile, con i contorni che apparivano come bruciati. Forse sono state scattate diverse foto, ma quella che vedete è l'unica foto rimasta. Potrebbe essere falsa? Molti dicono di sì, anche se nessuno ha saputo spiegare come sarebbe stata realizzata. Ricordiamoci infatti che era il 1913. Non era semplice fare un fotomontaggio. C'è però da dire che alcuni spettatori del match si sono fatti vivi e hanno detto che quella luce era veramente lì. Loro l'avevano vista. Se diamo per buone le testimonianze, possiamo affermare che la foto sia vera. Quindi, che cos'è quel fascio di luce? Si tratta di normale luce solare filtrata da un lucernario? Purtroppo non conosciamo la conformazione del palazzetto, ma non credo che sarebbe stato poi difficile indagare all'epoca. Se fosse stata luce naturale, sicuramente sarebbe già accaduto altre volte, soprattutto a quell'ora. Eppure, non sono riuscito a trovare nessuna notizia a tal proposito. Chi crede alla luce divina afferma anche che è stata proprio quella ad imprimere sul pavimento del ring i contorni di Luther. Purtroppo, non potremo mai sapere com'è andata veramente.